davvero niente per raggiungere l'obiettivo stagionale della Virtus Latina Scalo, capolista del raggruppamento pontino. Questa importante sfida ad aprire il programma della 25esima giornata nel campionato provinciale. La Virtus Latina Scalo che affronta in casa lo United. Parte in questo istante il confronto. La possibilità poi per cedere il pallone, c'è la possibilità e c'è il gol del vantaggio per quanto riguarda lo United Latina. È Cipriani, Bulboaga viene avanti nella zona centrale, adesso è Vitelli, adesso è la respinta di Temporini, Cesaro che recupera Fagioni, la possibilità al tiro, il gol del raddoppio con Crozzoletto al 14esimo. Prova poi la soluzione, palla ribattuta, Gervasi se ne va anche, Fagioni, la possibilità del gol con Fagioni, ancora Venturiello, il tiro soltanto l'esterno della rete, Cipriani, la possibilità, la palla messa in mezzo, pericolo adesso Gervasi, il tiro con Venturiello sul pallone, solo un uomo in barriera per lo United, la finta con il corpo, Corbi, Bulboaga ci prova adesso in successione la Virtus Latina Scalo, palla che è recuperata da Corbi, il tiro ribattuto dal calcio d'angolo all'indietro, Marini, il tiro alla rete, il gol di Marini, Damiano Corbi contro Trombin, parte la rincorsa di Corbi, il tiro alla rete, il gol accorcia ancora la Virtus, pallone, parte il fischio, parte anche Corbi, il tiro e la botta centrale, Corbi per il vicino Riccio, Marcelli, la finta con il corpo, il tiro da parte di Marini, brivido per lo United, c'è stata una deviazione per cui ha concesso il calcio d'angolo, Marini in mezzo per Corbi, ancora per continuare su, proprio sulla parte centrale, quindi gestisce questa panzione in tiro insieme a Bulboaga, dopo pochi attimi della ripresa Marcelli, il tiro sopra la traversa a Bertacchini, Marcelli, Bulboaga, ancora Vitelli, si salva Trombin, Bulboaga, Marcelli, Riccio, lo scambio, Marcelli ci prova e trovando anche la possibilità per scagliare il pallone a rete la Virtus Latina Scalo, Mameli in spaccata aerea, Bulboaga, Riccio, la possibilità, si accentra, poi fa partire il tiro, trova in Vitelli un compagno di aiuto, Marcelli, il tiro ribattuto ancora Marcelli, c'è il gol del pareggio, il gol del pareggio con Marcelli, Bertacchini alza, recupera il pallone, ancora Marcelli, se ne va da solo, la palla messa in mezzo, respinge Trombin, indietro per Bulboaga, Marcelli subito in avanti, recupera Mameli per lo United, Fagioni si gira, è recuperato Bertacchini all'indietro, Cesaro, Bertacchini si salva, adesso Dorati la battuta, poi il piattone davanti alla porta di Dorati, parte il tiro di Fagioni e poi sulla respinta di Dorati ci prova anche Gervasi, Bulboaga, Marini se ne incura in area ed è c'è la respinta di Trombin, Turiello della Virtus Latina Scalo all'indietro per Marini, il gol di Marini, ci deve essere il fischio del direttore di gara per poter rimettere in gioco il pallone, Marini, Venturiello carica il tiro ribattuto da Trombin, Marini e ancora Trombin, c'è Bulboaga in avanti da solo a due uomini, la finta con il corpo, vedrai non il tiro da parte di Bulboaga, Rainone, Venturiello,
Parte il fischio, piccola rincorsa di Corbi, Marini, ancora Corbi che raccoglie e c'è Mameli, Fagioni, Mameli, subito lo scambio, la possibilità, Mameli, Gervasi, Fagioni, Mameli, la deviazione di Corbi, il pari, Corbi, Marcelli, Bluboaga, la finta più volte a rientrare, il tiro poi ribattuto, dà però la possibilità a Corbi che tira, si spegne sul fondo, è un brivido, è fuori, Marini, in mezzo il tiro da parte di Vitelli, ribattuto da Trombin. Riparte lo United, se ne va Gervasi, il tiro, Fagioni all'indietro per Gervasi, Dorati, calcio di punizione per lo United, Fagioni, lo scambio, il tiro e c'è il gol del vantaggio ancora dello United, proprio allo scadere arriva la doccia fredda, prova adesso a difendere il pallone, Fagioni finisce, qui l'arbitro dice che può bastare, la Virtus Latina Scalo battuta in casa dalla United per 5-4.